Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, questa sera celebriamo la festa dell'Epifania, la fine del tempo natalizio. In questa domenica sappiamo che Gesù è stato esposto a tutto il mondo. Per mezzo dei re magi venivo per tutta l'umanità. È stato esposto ai pastori a Natale ed oggi a tutto il mondo. Cristo è venuto per tutti. Anche noi, tutti noi abbiamo il nostro Salvatore. Cerchiamo oggi di capire il nostro bisogno di essere salvato. Salvata dai nostri peccati, i nostri svizi, tutte le cose che ci staccano dal nostro attaccamento a Dio. Confesso a Dio potenti e a voi, fratelli e sorelle, che è molto peccato in pensieri, parole o permissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico a Beata Sempre Vergine Maria, e angeli santi, e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle gente il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebre ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la tua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgente. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Median e di Effa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto, e abbandoni la pace, e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Adorano, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostino a lui, lo servano tutte le genti. Adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Adorano, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del mistero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che le genti sono chiamate in Cristo Gesù
a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la tua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e i scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultimo delle città principali di Giuda, ma da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamato segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente del bambino e quando l'avete trovato, fatemelo sapere, perché anche io vengo ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella promovono una gioia grandissima. Entrati nella casa, vedero il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono e l'adorarono, e poi aprirono i loro sfingi e gli offrirono il dono re, oro e incenso. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. C'è una famosa commedia intitolata Amal e i visitori notturni, scritto da Giovanni Carlo Minotti, che drammatizza il viaggio dei magi, i re, per visitare il neonato Gesù. Durante il loro lungo viaggio, scrisse questo autore, alla ricerca di Gesù, i tre re furono costretti a fermarsi una sera in una casa povera dove vivevano una donna e suo figlio. Purtroppo i figli erano storpi e dovevano camminare con le stampelle. Nel cuore della notte, mentre dormivano i re magi, la povera donna, per disperazione,
e speranza per il futuro del suo figlio, rubò dell'oro del sacco di Melchiorre, uno dei re. Il re, quando scopriva la rapina, disse generosamente: «Donna, ti perdono per l'amore del tuo figlio, ma ricordate che Amal non ha bisogno dell'oro, ma piuttosto dell'amore». Allora la donna, piena di vergogna, restituì il denaro rubato di oro, mentre il figlio rispose in un altro modo: «Signori gentili e ricchi, andate con grande doni a ricerca di Gesù. Vorrei anche io dare qualcosa al Salvatore del mondo e non ho nulla da dare finché il dono dei miei stampelli, le cose di cui ho più bisogno». Il ragazzo allora diede le stampelle ai magi perché li portassero al gran re neonato Gesù. E da quel momento in poi anche poteva correre, saltare e fare tutto. La sua generosità verso Gesù l'aveva completamente guarito e lui anche andò con i re magi a Betlemme. Tutti noi abbiamo bisogno di una guarigione, chi in un modo, chi in un altro. Chi ha delle difficoltà fisiche, altre spirituali, difficoltà che soltanto il Salvatore del mondo può guarire. Sappiamo che abbiamo bisogno del Signore, il Signore che ci aiuta in ogni momento della vita. Però delle volte siamo un po' pigri, non vogliamo chiedere l'aiuto di Dio e del Salvatore nei momenti più difficili. I magi portarono questi doni di oro, incenso e mirra. L'oro perché veramente è il segno di un re, il re dei Giudei. L'incenso perché era figlio di Dio e Dio doveva essere adorato con l'incenso che si fa. E anche la mirra che si usava una volta per imbalsamare le corpi dei morti e così faceva ricordare al neonato re che lui doveva morire per salvare il mondo. Questi tre doni erano molto importanti, significative per il nuovo re. Ma la domanda per noi oggi è questo: che cosa noi possiamo restituire a Dio per tutto quello che abbiamo ricevuto nella vita? Che possiamo dare? Quel ragazzo nella storia dà dei stampelli che erano molto importanti per camminare, ma noi che cosa diamo? Sant'Agostino, in commento su questa festa dell'Epifania, forse ci dà qualche cosa a pensare. Lui disse questo: dobbiamo ricordare che noi stessi non possiamo tornare dopo l'Epifania ai nostri vecchi modi di vivere. Proprio come i magi, non tornarono per la stessa strada di cui sono venuti, perché conoscevano i pericoli che il re Erode presentava, anche noi dobbiamo trovare una nuova modo di vivere dopo questa grande festa. Cambiando via, disse, anche noi possiamo cambiare vita. Fatto con le tue parole, via e vita sono molto simili. Cambiando la via possiamo anche cambiare la vita. Così, inoltre, i cieli sono stati per annunziare la gloria di Dio, quella stella avevano seguito i re magi fino al posto dove era Gesù, in una casa, perché era dopo la sua nascita. Avevano trovato un alloggio. E così anche noi dobbiamo trovare il modo di seguire la stella della gloria di Dio al posto dove Dio sta. Cristo è nostro re e sacerdote.
che è morto per noi. Oggi, in questa festa dell'Epifania, lo abbiamo onorato. È proprio come se fosse abbiamo offerto l'incenso, oro e mirra, come i dei hanno dato. È la stessa offerta che facciamo oggi. Ma resta per noi a testimoniare a Dio, trovando un modo nuovo e migliore a vivere. Non ritorneremo a un'altra via, che dobbiamo trovare una vita rinnovata. Questa festa ci dà questa possibilità. Porta fine al tempo natalizio. Dio è nato e noi dobbiamo vivere in un modo diverso. Gesù, il suo nome, che significa Dio che salva, è stata nata a Betlemme. Si chiama Betlemme, veramente si dice è casa del pane. Questo può mostrare che Dio è venuto a soddisfare ogni nostro bisogno e desiderio, aiutarci che dobbiamo anche capire che solo in Gesù possiamo trovare la nostra salvezza. L'Eucaristia che riceviamo oggi è il pane e il vino che si cambiano nel corpo e sangue di Gesù. Per noi abbiamo soltanto una cosa da fare. Se vogliamo offrire qualcosa oggi, come quello ragazzo, possiamo offrire i nostri sentimenti, dei nostri cuori più intimi. Vogliamo un Salvatore, lo vogliamo per tutto il mondo, perché questa è la giornata della manifestazione al mondo intero. E Gesù non mette a parte nessuno, è venuto per tutti, i buoni, i cattivi, è venuto a salvare tutti. Cerchiamo oggi questa salvezza per il mondo e per noi stessi, cercando specialmente in questa Eucaristia, quando riceviamo la comunione, o personalmente, oppure spiritualmente, quelli che ci guardano per televisione, abbiamo la possibilità di offrire al Signore un dono perfetto noi stessi. Preghiamo insieme, professiamo la nostra fede. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato. Dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo. E per l'opera dello Spirito Santo, si incarnata nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio di Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è suscitato secondo le Scritture, e sedite al cielo, siede a destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore che dà vita, e procede dal Padre e dal Figlio, per il Padre e il Figlio dovrà adorare glorificato, parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per perdono dei peccati, l'aspetto della resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Oggi, in Gesù Salvatore, sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo avuto il dono di essere partecipi a questa benedizione, ci rendiamo interpreti nell'attesa universale della salvezza. Per la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti luce splendente che illumina il destino umano
irrita amore e pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli increduli, perché scoprino che Cristo è il Signore e la Chiesa è il popolo che ha deciso di vivere come figli di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la gente travolta dalla guerra, perché la buona volontà di tutti cessano i razzismi ed odio, il mercato delle armi e le guerre e fiorisca la giustizia, preghiamo. Oh, Signore. Per la nostra comunità riunita nella festa dell'Epifania, perché diventi una comunità evangelizzante e sappia comunicare il dono della fede a tutte le persone che incontra nel suo cammino, preghiamo. Per tutti i malati e i sofferenti, in modo particolare Joseph Gallipoli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i nostri defunti, in modo particolare per l'intenzione di questa messa, il reverendo Anthony Palumbo, sorella Antonia Palumbo e John Palumbo, preghiamo. Signore Gesù, Re della Gloria, esaudisce le preghiere degli uomini di buona volontà e che si eleva in ogni parte della terra e fa che tutti i popoli, sotto la guida dello Spirito Santo, vengano a Te, raggianti della Tua luce, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, o Padre, i doni offerti per celebrare l'Epifania del tuo Figlio unigenito e le primizie della fede dei popoli, per Te siano lode perfetta e per noi eterna salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In altri i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi, in Cristo, luce del mondo, tu hai liberato le gente al mistero della salvezza. In Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci ha rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, alle troni, alle dominazioni, alle moltitudini dei cori celesti, cantiamo con una voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifica l'universo e continuerà a donare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e conserva con tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventano il corpo e il sangue del tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi santi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando i memoriali della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile resurrezione, nell'ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, redemente di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Roberto, io tuo indegno servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai dentro. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi ricevarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e ogni gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci del male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, Tua potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donala unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
E preghiamo. Rinnovato del cibo della vera vita eterna, invochiamo, Signore, la tua misericordia, perché rifulgia sempre ai nostri cuori la stella della tua giustizia e nella professione della vera fede sia il nostro tesoro, per Cristo nostro Signore. Oggi diamo questo giorno per finire le feste natalizie, però ancora si fa progresso nella Chiesa. Abbiamo iniziato prima domenica del tempo ordinario e cerchiamo di trovare sempre nella Messa il rifugio per i nostri cuori, che il Signore ci dà sempre il cibo per il nostro viaggio. Questa benedizione solenne rispondiamo dicendo Amen. Il Signore sia con voi. Dio che nelle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa, infondi su di voi la sua benedizione e vi rende stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Amen. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce e splende nelle tenebre, concedi al Signore di essere la luce per i vostri fratelli. Amen. Come i santi magi guidati dalla stella, al termine del nostro pellegrinaggio terreno, possiamo trovare con immensa gioia Cristo, Signore, luce da luce. Amen. E alla benedizione di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga per sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.